cari amici del canale, finita anche questa giornata lavorativa, ma non è finito il pensiero a ridosso del Milan, di questo povero Milan del quale abbiamo parlato oggi in merito al calciomercato. Abbiamo parlato oggi in merito alla cessione della società e adesso, oggi e spero anche domani, si possa parlare solamente di campo. E allora vorrei parlare appunto con voi di un aspetto del quale mi sono reso conto ieri sera. Ero a casa e ho avuto la malsana idea di riguardarmi sia la partita con l'Atalanta sia la partita con la Sampdoria. Poi, alla fine di tutto questo, per risollevarmi ed evitare che accendessi il gas in casa, ho visto un bel documentario sulla realizzazione del film Ghostbusters, ma vabbè, questa è così, un'informazione di servizio. E ho notato una cosa, una caratteristica, adesso non so se anche nelle altre partite è andata così, perché dovrei andare a rivederle, ma direi che basta, no? Cioè, la penitenza l'ho fatta. Ho notato una cosa, oltre a tutto quello che già sappiamo, cioè il fatto che siamo sterili in attacco, il fatto che anche in difesa non è che proprio siamo perfetti, non è che siamo perfetti, perché lasciamo stare i 5 gol presi con l'Atalanta, ma anche con la Sampdoria abbiamo fatto veramente, siamo stati fortunati a non prendere il gol. Ma oltre a tutte le nostre magagne, le nostre disgrazie eccetera, ho notato una cosa: siamo, e questo non lo so se è colpa dell'allenatore o colpa proprio dei giocatori che non sono capaci di fare questa cosa, mi spiego, siamo completamente privi di qualsivoglia sensibilità all'interno della partita. Cioè non abbiamo nessuna capacità di capire quando dobbiamo accelerare, quando dobbiamo frenare, quando dobbiamo osservare ritmi, tempi e modi. Cioè abbiamo in alcuni momenti una frenesia ingiustificata, perché ad esempio a Bergamo è successo un episodio che il pallone arriva a Donnarumma, l'Atalanta andava a mille, no? L'Atalanta è partita già dal primo minuto, primi 20 minuti a mille. Noi in completa confusione, Donnarumma prende il pallone e lo rilancia subito. Tra l'altro lo rilancia su un terzino, che era Rodriguez, il quale aveva già due avversari addosso, quasi, uno addosso e uno che stava arrivando, e la linea di fine campo, no? Di bordo campo. Per cui non poteva fare niente in quel caso. Anche fossimo stati un minimo organizzati e avessi avuto un compagno a cui passare il pallone, sarebbe stato molto difficile, perché con due uomini e il campo che finisce, spazio non ce n'è. E allora lì, e siccome questa situazione l'ho vista ripetersi più volte, mi sono domandato veramente anche lì se non sia mai stato fatto un lavoro di comprensione di tempi di azione della partita. Allora mi domando, ma l'allenatore a bordo campo queste cose le vedrà? E allora è colpa sua se non riusciamo a gestire i vari momenti della partita? È colpa sua se acceleriamo quando dobbiamo frenare, se non sappiamo leggere la gara? Io ho l'impressione veramente che anche nella partita con la Sampdoria la stessa cosa, ho l'impressione che Pioli ad esempio con la Samp gli abbia detto: aggrediamo la partita, cerchiamo di fare gol e quindi di sbloccarci da un punto di vista psicologico, anche per una squadra che non segnava già da due gare, e dopo vediamo come gestire la partita. Anche lì siamo andati all'arrembaggio, poi piano piano ovviamente anche le energie vengono meno, nonostante noi si giochi una volta sola a settimana, e non capisco perché si abbia una condizione fisica sempre così deficitaria. Cioè non capisco perché, e questo anzi un po' lo capisco, perché è nella natura di molti giocatori quella di avere, come vi ho sempre detto, un atletismo da anni 80, e quindi poi anche una tenuta nel lungo periodo non può essere adeguata. Insomma, ho notato questa cosa, questa incapacità di leggere i vari momenti della partita, perché anche con l'Atalanta, nella circostanza che vi ho raccontato poco fa, non c'era nessun bisogno di accelerare l'azione in quel modo, anzi c'era bisogno di rallentarla, c'era bisogno di, come dire, cercare di spegnere il fuoco che ardeva sotto l'Atalanta, perché sappiamo che loro in casa, visto anche lunedì con il Parma, cioè questi ti azzannano e ti battono sul ritmo, no? Ti battono sul ritmo. Per questo io credo che a Cagliari noi faremo, c'è il rischio di fare una brutta figura, anche se si parla di un cambio modulo, ma ne parliamo domani, c'è il rischio di fare una brutta figura, perché tutte le squadre che ci prendono sul ritmo ovviamente
ci ammazzano perché noi non siamo capaci non solo di affrontarle dal punto di vista del ritmo, ma nemmeno di capirne i momenti. Cioè le altre squadre vanno a 100 all'ora e noi andiamo a 100 all'ora, poi rallentano e noi rallentiamo, cioè non riusciamo mai a controbattere in maniera da sorprenderli, capite? Quindi vorrei sapere se Pioli queste cose le vede e se ci lavora durante la settimana, perché mi stupisco veramente di come una squadra di professionisti di Serie A non sia capace di leggere i tempi della partita. Almeno l'anno scorso con Gattuso, che io non rimpiango, perché magari un giorno faccio un video e non lo rimpiango Gattuso, però aveva, la squadra aveva più senso, perché era una squadra che andava sempre allo stesso ritmo e difendeva, perché Gattuso aveva capito che con questi qua fare il calcio offensivo non si cavava nulla. Infatti ne abbiamo parlato anche nel video, nel post partita con l'Atalanta. Allora non so se anche voi avete notato questa cosa, questa incapacità di gestione dei momenti della gara, perché è importante capire quando puoi pressare l'avversario, perché poi lasciamo stare il pressing, che non siamo mai, sono anni che non riusciamo a creare un pressing organizzato, anni dove ognuno va per conto suo, una volta lo facciamo, una volta no, pressing sulla costruzione avversaria, sulla prima costruzione avversaria, una volta lo facciamo, una volta non lo facciamo, una volta va uno, una volta vanno in due, una volta vanno in due chiamano il terzo, una volta va uno chiama il secondo, poi non va nessuno, con quali tempi, con quali metodi, con quale studio della partita, come vengono preparate le partite? Si fa l'analisi, si vedono le partite dell'avversario precedenti per capire quali sono le loro caratteristiche, a parte il fatto che poi per capire le caratteristiche dell'Atalanta non avevi bisogno neanche di vedere le partite, perché giocano così da 2 anni, per cui dovevi saperlo che ti avrebbero ucciso sul ritmo, no? E che dovevi fare di tutto per rallentare l'andatura della gara. Non lo so, ho avuto questa veramente cosa, mi ha colpito rivedendo le due partite, e anche con la Samp abbiamo fatto la stessa cosa, frazioni di gara dove andavamo a 100 all'ora, poi frazioni invece dove non riuscivamo nemmeno a fare 3 passaggi di fila, perché ovviamente quando giochi con squadre così schierate e tu fai un palleggio a 3 all'ora davanti alla loro area, campa cavallo di riuscire a fare gol, no? Campa cavallo. Quindi ditemi voi se avete avuto la stessa percezione, questa incapacità di questo ennesimo tassello che possiamo mettere nel mosaico delle disgrazie di quest'anno. Ditemi voi se ho avuto una percezione errata oppure no, oppure non lo so, perché questa cosa mi ha veramente colpito. Ragazzi, cosa dire, prometto che non lo farò più, non guarderò più certe partite, anzi da oggi si ritorna con le cassette del 1988-89. Tra l'altro io le avevo tutte, le VHS originali dell'epoca, poi nei vari traslochi della vita sono andate perse, peccato, perché avevo proprio i nastri originali, incluso quello di Barcellona alla finale con la Steaua Bucarest, con la Rai che aveva garantito la copertura perché c'era stato uno sciopero dei giornalisti, robe veramente vintage e con un dito di polvere sopra. Like al video e ci sentiamo alla prossima.